tre nuovi incontri. Vedere negli Stati Uniti d'America preso d'assalto il Congresso, sicuramente una delle più alte istituzioni americane. È stato impressionante, tutti abbiamo negli occhi le immagini sconvolgenti di quello che abbiamo visto. Il 6 gennaio 2021 un'orda di rivoltosi ha fatto quasi indisturbata irruzione nel Senato degli Stati Uniti, consumando la profanazione di un tempio della democrazia rappresentativa. È come se i rivoltosi avessero fatto irruzione in tutti i parlamenti. L'incontro tra Mario Martone e il giudice Nicolò Zanon ruota intorno a un tema cruciale: le fragilità delle democrazie e gli anticorpi costituzionali. Il momento storico che stiamo vivendo impone una riflessione più ampia sul rapporto tra digitale e diritto, sulla necessità di un aggiornamento della Costituzione che tenga conto dei nuovi scenari. È quindi inevitabile chiedersi se un diritto ad accedere a Internet sia configurabile nel nostro ordinamento, se possa in qualche modo essere ricavato dal quadro delle regole e dei principi costituzionali esistenti, o se sia invece necessaria l'introduzione di una previsione ad hoc nel testo della Costituzione. È necessaria una nuova specifica previsione costituzionale sull'accesso ad Internet? Ne discutono Silvia Candiani e il giudice Stefano Petitti. Le parole diritto e amore sono compatibili o appartengono a logiche conflittuali, tanto che l'una e l'altra cercano reciprocamente di sopraffarsi? C'è anche per la nostra Costituzione un diritto fondamentale a sviluppare la propria persona nell'ambito di relazioni affettive, senza che la legge possa indicare un unico modello di relazione cui la persona debba attenersi. Diritto d'amore e Costituzione. La riflessione a tutto tondo è di Simonetta Fiori e del giudice Francesco Viganò. Per la libreria dei podcast della Corte Costituzionale, Incontri, ogni venerdì sul sito e sui canali social.